L'anticipazione della promessa inizia con una scena toccante, che riprende esattamente da dove si era concluso l'episodio precedente. Petra, sopraffatta dal dolore, versa lacrime per Feliziano, mentre la Marchesa, presente, viene a conoscenza della verità. Vi consiglio di guardare il video di queste anticipazioni della promessa, fino alla fine, perché vedrete scene imperdibili e rivelatorie. Iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e non perdervi nessuna chicca. Ma cominciamo! La Marchesa, di solito fredda e impeccabile, è travolta dalle emozioni. Le lacrime che le scorrono sul volto rivelano un lato fragile e inaspettato, una vulnerabilità che raramente lascia trasparire. Gli eventi recenti la colpiscono profondamente e si percepisce il suo dolore mentre tenta di mantenere il controllo. Nel tentativo di confortare Petra, le suggerisce di lasciare andare Feliziano, offrendo un conforto alla donna che la assiste da sempre. Intanto, Hannah e Manuel hanno una discussione accesa. Il giovane, evidentemente consumato dalla gelosia nei confronti di Abel, fatica ad accettare che Hannah possa avere una relazione con lui. Lei, però, è esausta, provata dalle turbolenze recenti, e risponde con un tono nervoso e irritato. L'argomento è delicato e le pesa come un fardello, tanto che le sue parole esprimono un disagio crescente. Hannah accusa Manuel di essere concentrato solo su se stesso, un'accusa che lo colpisce, ma che lui rifiuta di accettare. Con voce pacata, le risponde che è consapevole del suo nervosismo e che sa che non intende veramente ciò che sta dicendo. Hannah, però, è profondamente delusa. Le sue lacrime iniziano a scendere mentre confessa il suo estremo stress, raccontando a Manuel come gli eventi recenti l'abbiano privata di sonno e di pace. Mentre lei lottava per mantenere un equilibrio, lui si lasciava trascinare dalla gelosia verso Abel. Manuel, colpito da queste parole, ammette il proprio errore, cercando di farle capire che il suo atteggiamento nasce solo dal grande affetto che prova per lei. Nonostante le scuse di Manuel, Hannah non può fare a meno di rinfacciargli la sua indecisione, incolpandolo di lasciare che la madre prenda sempre il controllo delle sue scelte. Manuel tenta di difendersi, spiegando che non è facile opporsi, ma Hannah non accetta giustificazioni. Con una freddezza che nasconde la sua sofferenza, gli ricorda che ogni individuo è responsabile del proprio destino. Alla fine, esasperata, gli dice di lasciarla sola, allontanandosi, lasciando Manuel sconvolto e ferito. Nel frattempo, Romulo e Salvador sono impegnati a vestire Feliziano per la veglia. L'abito che indossa ha un valore simbolico. Era il preferito di Feliziano, scelto per le occasioni speciali. L'atmosfera è carica di emozione e persino Romulo, di solito imperturbabile, non riesce a trattenere la commozione. Mentre si immerge nei ricordi, riflette su quanto apprezzasse Feliziano, non solo come lavoratore, ma anche come persona. Il loro legame andava oltre la semplice gerarchia professionale. Romulo si sente orgoglioso di essere stato una guida per lui, soprattutto quando Feliziano gli aveva chiesto consiglio per dichiararsi a Teresa. Salvador, colpito dalla scena, conferma che Feliziano vedeva in Romulo una figura paterna. Con un nodo alla gola, Romulo si dirige verso il resto del personale per annunciare che Feliziano è pronto per la veglia, lasciando Salvador da solo con il suo caro amico. In un momento intimo e struggente, Salvador parla al corpo senza vita di Feliziano, ringraziandolo per tutto ciò che ha fatto per lui e per la servitù. Lo saluta con parole cariche di dolore, promettendo che, ogni volta che guarderà le stelle, brinderà in suo onore e che, un giorno, si rincontreranno. Più tardi, Alonso si incontra con Abel e Ana. Preoccupato per Curro, chiede aggiornamenti sul suo stato. Abel, con tono professionale ma rassicurante, spiega che Curro ha la febbre, ma che non c'è da allarmarsi. È una reazione normale del corpo mentre combatte possibili infezioni. Tuttavia, la febbre dovrà essere monitorata attentamente. Alonso, visibilmente sollevato, ringrazia Abel e Hannah per il loro impegno, ammettendo di aver sbagliato a dubitare di Abel in un momento di tensione. Abel accetta le scuse con compostezza, sottolineando che è tutto superato. Alonso, riflettendo su tutto ciò che è accaduto, esprime la sua gratitudine per l'arrivo di Abel e Hannah alla promessa, dichiarando che non avrebbe potuto fare una scelta migliore. Nel frattempo, in cucina, Simona e Candela condividono un momento di tranquillità. Simona, con la sua solita dedizione,
prepara un budino di riso da dare a sua figlia Virtudes. Candela ne approfitta per scherzare e chiedere il segreto di quella ricetta tanto amata. Simona, con un sorriso malizioso, le risponde che l'ingrediente segreto è l'amore con cui lo prepara, per poi spiegarle meglio i dettagli del procedimento e gli errori da evitare. La conversazione vira poi su temi più seri, con Simona che chiede a Candela come sia riuscita a trovare Virtudes. Candela racconta che, nonostante le menzogne di Valentin, alcune informazioni utili erano emerse, permettendole di condurre la propria indagine e raggiungere il risultato sperato. Simona, con un tono pensieroso, riflette sul fatto che avrebbe dovuto concentrarsi sulla ricerca di suo figlio Antonito, anziché su Virtudes, considerando il legame tra Valentin e suo figlio. Candela, con un'aria enigmatica, lascia intendere che non ha rivelato tutti i dettagli, ma spiega che le circostanze l'hanno portata a ritrovare sua figlia. Con tono rassicurante, sottolinea come ora l'unica cosa importante sia godersi il tempo con lei, mettendo da parte il passato e le sue difficoltà. Nel frattempo, Manuel si trova solo nell'hangar. Mentre scrive una lettera a Hannah, i suoi pensieri volano indietro nel tempo, riportandolo al momento in cui i due si erano librati nell'aria, insieme, sulla spiaggia. Ricorda chiaramente Hannah che gli urlava il suo amore, un momento che vorrebbe rivivere, un ricordo che ormai appartiene a un tempo che sembra lontano e irraggiungibile. Nella lettera, Manuel si confessa. Ammette i suoi errori e il desiderio di poter chiarire ciò che è andato storto. Riconosce che a volte può apparire come un codardo, ma c'è un peso sulle sue spalle che non ha mai scelto di portare. Spiega che suo fratello Tomás era il vero erede designato, ma con la sua scomparsa tutto il fardello della famiglia è ricaduto su di lui. Questo lo ha privato della capacità di sentirsi libero. Nelle righe scritte con mano tremante, Manuel riflette su quanto sia stato difficile bilanciare le aspettative di diventare il futuro marchese di Lucan con i suoi desideri personali. Essere il marchese è un privilegio, ma questo ruolo ha fatto sì che deludesse se stesso e, soprattutto, Hannah. Le confessa che l'ama più di qualsiasi altra cosa al mondo e che avrebbe dovuto anteporla a tutto, anche al suo stesso futuro. Manuel le chiede un'altra possibilità, sperando in un nuovo inizio. Alla fine della lettera, visibilmente emozionato, si ferma un attimo, sopraffatto dai sentimenti, poi sigilla le parole nel foglio. Mentre si guarda attorno, nota una rivista aperta sulla scrivania. Una manifestazione aerea si terrà a breve e l'interesse gli si accende negli occhi, forse un modo per fuggire dalle sue responsabilità. Nel frattempo, la marchesa è nella sua stanza, indossando una vestaglia, mentre Petra le pettina delicatamente i capelli. Cruz osserva il gesto con un senso di gratitudine, lodando la sua domestica per la dedizione al lavoro, nonostante il dolore che prova. Petra, con voce fragile e provata, risponde che lo ha fatto talmente tante volte che ormai non ci pensa neanche più. È diventato un atto automatico. Tuttavia, Petra sente che deve qualcosa alla marchesa, alludendo alla verità su Feliciano. Cruz, con un atteggiamento compassionevole, le dice che non è il momento per parlarne. Ma Petra, visibilmente turbata, racconta il momento in cui ha scoperto il tragico destino di Feliciano e sente il bisogno di scusarsi. Cruz, in una luce diversa dal solito, sembra quasi materna e comprensiva, un lato di lei che raramente emerge. Petra, profondamente grata, la ringrazia per la sua gentilezza, ma ribadisce che non si riposerà finché Feliciano non avrà il giusto rito funebre che merita. Cruz le chiede se intende seppellirlo a Lucan, ma Petra esprime il desiderio di portarlo nella sua città natale, accanto ai genitori. Chiede quindi il permesso di assentarsi per un giorno, un desiderio che Cruz accoglie senza esitazione, invitandola a prendersi tutto il tempo di cui ha bisogno. Con una sensibilità inattesa, Cruz aggiunge che sarà lei stessa a coprire tutte le spese del funerale e che vuole il meglio per Feliciano, organizzando un posto dignitoso nel cimitero. Petra, sorpresa e commossa fino alle lacrime, cerca di rifiutare, ma Cruz insiste, ammettendo che sente una parte di responsabilità per ciò che è successo, consapevole delle conseguenze dell'incarico dato. Petra, umile, la ringrazia profondamente, baciandole la mano in segno di rispetto e gratitudine. La mattina seguente, Maria si trova in lavanderia, piangendo silenziosamente mentre lavora sull'uniforme di Feliciano. È un momento di grande tristezza per lei e il dolore le si legge negli occhi.
Pia, notandola in quello stato, si avvicina e le chiede cosa stia succedendo. Maria, sopraffatta dall'emozione, si scusa e spiega che lavare l'uniforme di Feliziano le ha riportato alla mente troppi ricordi, travolgendola. Pia, con dolcezza, le chiede di fermarsi e di andare verso di lei. In un gesto affettuoso, la abbraccia forte, trasmettendole un conforto sincero. Maria, sorpresa dall'abbraccio, si sente sollevata e confessa che si sente meglio. Pia le dice che questi sono momenti difficili e che, in situazioni come questa, l'unico modo per andare avanti è darsi forza a vicenda. Maria, seppur consapevole della durezza della vita, non riesce a trattenere il suo dolore mentre parla con Pia. Esprime l'amarezza per l'ingiustizia subita da Feliziano, ricordandolo come un ragazzo buono e onesto, che non meritava una fine così tragica. Pia, con tono pacato, le risponde che la vita è imprevedibile e che nessuno sa quanto tempo gli sia concesso. Queste parole fanno riaffiorare in Maria paure profonde, che l'hanno accompagnata durante il periodo in cui Salvador era in guerra in Africa. Racconta a Pia come la paura di perderlo l'avesse consumata, tanto da farle comprendere a fondo cosa stia provando Teresa in quel momento. Pia, comprendendo appieno il suo stato d'animo, le resta vicino, offrendole il conforto di cui ha bisogno. Proprio mentre queste parole vengono pronunciate, nello stesso momento, Salvador sta discutendo con Romulo di Feliziano. Dopo aver ribadito quanto Feliziano fosse amato e rispettato da tutti, Salvador si lascia andare a una riflessione più personale. Confessa che la vita è troppo breve per rimandare le cose importanti, un pensiero che lo ha spinto a prendere una decisione. Romulo, intuendo immediatamente dove stia andando a parare, gli chiede se ha intenzione di chiedere a Maria Fernandez di sposarlo. Salvador, con un sorriso, conferma, ammettendo che se ha bisogno di consigli, sa già cosa Romulo gli dirà: inginocchiarsi con un anello in mano. Romulo, scherzando, gli risponde che non esiste modo migliore per farlo. Nel frattempo, anche Maria confida a Pia che ha riflettuto a lungo su ciò che è successo a Feliziano e che questa esperienza l'ha portata a una decisione. Non vuole più rimandare, ha intenzione di dichiarare a Salvador che desidera diventare sua moglie. Vuole vivere il presente e non perdere più un solo attimo prezioso. Pelayo e Catalina, intanto, passeggiano nei giardini della Promessa. Pelayo si mostra entusiasta del successo del loro business di marmellate, sottolineando quanto le donne del villaggio abbiano lavorato duramente per realizzare un prodotto di qualità. Tuttavia, si rende conto che Catalina è distante, persa nei suoi pensieri. Notando la sua distrazione, le chiede cosa le passi per la testa. Catalina gli confida che non riesce a smettere di pensare alle parole di Teresa, parole che l'hanno profondamente colpita. Ammette che Teresa ha ragione, non è giusto che i servi siano trattati come se fossero inferiori. Catalina si mostra anche sorpresa dal gesto di Cruz, che ha deciso di coprire le spese per il funerale di Feliziano. Pelayo, con la sua solita saggezza, le risponde che, nonostante tutto, l'importante è che Cruz abbia fatto la cosa giusta. Ma Catalina non si ferma qui. Continua a riflettere sulle ingiustizie sociali, sottolineando come i ricchi vivano una vita di agi, mentre i poveri sono spesso trattati come meri strumenti. È convinta che per cambiare le cose si debbano compiere piccoli gesti concreti. Pelayo, sempre pronto a sostenere Catalina, le dice che è una donna piena di carità, ma lei lo corregge immediatamente, affermando che la carità appartiene ai potenti. Lei preferisce dare supporto concreto alle persone, e questo per lei significa instaurare un rapporto di rispetto reciproco, dove nessuno si senta inferiore. Con tono scherzoso, Pelayo le suggerisce che con le sue idee potrebbe fare politica, riuscendo persino a strapparle un sorriso. Tuttavia, torna subito serio e le fa notare che, nel loro piccolo, stanno già facendo la loro parte. Il business delle marmellate sta offrendo alle donne del villaggio un lavoro dignitoso, dando loro non solo un mezzo di sostentamento, ma anche un motivo di orgoglio. Nel frattempo, Margarita e Lorenzo si trovano a sorseggiare un tè insieme, chiacchierando proprio di Pelayo e Catalina. Lorenzo non può fare a meno di notare quanto Pelayo sia stato astuto. Con Catalina ha trovato una sistemazione comoda, soprattutto grazie al successo del lavoro delle marmellate. Lorenzo lascia intendere che sposare Catalina rappresenterebbe per Pelayo un'ottima mossa, sia per il futuro economico che per tutto ciò che ne conseguirà. Margarita, riflettendo su Catalina, ammette che la ragazza è molto intelligente e, se ha scelto Pelayo come compagno,
avrà sicuramente i suoi motivi validi. Tuttavia, non riesce a nascondere qualche riserva nei suoi confronti, lasciando intendere che Pelayo non la convince completamente. Lorenzo, invece, appare più scettico. Secondo lui, Pelayo sta guadagnando molto di più con il business delle marmellate di quanto lasci trasparire e sospetta che ci sia qualcosa sotto. Poco dopo, arriva Martina, curiosa di sapere di cosa stessero discutendo. Margarita le spiega che stavano parlando del matrimonio imminente tra Catalina e Pelayo. Martina, visibilmente contenta, afferma che l'amore trionfa sempre, felice soprattutto per il suo splendido rapporto con Catalina. La madre di Martina, però, non perde tempo e le fa notare che, visto l'avvicinarsi delle nozze, dovrà aiutarla a preparare tutto per il matrimonio. Le ricorda inoltre, con un sorriso malizioso, che spesso i matrimoni ne portano altri, lasciando intendere che sarebbe ora che anche Martina trovasse qualcuno, se non vuole restare sola per sempre. Martina si mostra visibilmente imbarazzata. In fondo, il suo cuore appartiene a Curro, ma questo è un segreto che nessuno conosce. Nel frattempo, in cucina, Virtudes è arrivata e si sta godendo il budino preparato da sua madre Simona. Assapora ogni cucchiaio con piacere, dicendo che il sapore le ricorda la sua infanzia. Simona, con dolcezza, ricorda che lei e il fratello adoravano quel dolce. Virtudes, con aria nostalgica, chiede come vadano le cose alla promessa. Simona le parla di Felisiano e Curro, notando la tristezza negli occhi della figlia. Dopo qualche istante di silenzio, Simona le chiede come siano stati trattati lei e Antonito dalla zia che li ha cresciuti. Virtudes racconta che sono stati trattati benissimo, anche se a volte la zia era così apprensiva da sembrare quasi soffocante. Simona, con un'espressione triste, si rammarica di non essere stata presente durante la loro crescita. La conversazione si fa più intima quando Simona chiede se fosse sposata e Virtudes le rivela che lo è stata per 7 anni, fino a quando suo marito è morto in un incidente. La figlia racconta di aver passato momenti molto difficili dopo la perdita. Simona, dispiaciuta, le chiede se almeno suo fratello le sia stato d'aiuto in quel periodo. Virtudes ammette che all'inizio sì, ma poi si sono allontanati. Simona, con voce tremante, chiede come fosse Antonito e la figlia, con un sorriso, le dice che somigliava molto a lei, soprattutto per gli occhi. Simona, anche se cerca di non farlo vedere, si sente profondamente commossa da queste parole. Manuel e Alonso, invece, stanno cavalcando verso il luogo dove Curro e Felisiano sono stati colpiti. Vogliono capire meglio la dinamica di ciò che è successo. Manuel ammette che tutto è accaduto troppo velocemente e che non c'è stato il tempo di analizzare la situazione sul momento. Alonso, con calma, gli dice che ora hanno tutto il tempo necessario per cercare di comprendere ogni dettaglio. Mentre osservano la zona, Alonso nota qualcosa di strano. Se fosse stato un semplice errore, come mai chi ha sparato lo ha fatto 2 volte di seguito? Questa domanda li lascia perplessi, incapaci di trovare una risposta soddisfacente. Alonso, con tono amaro, si chiede come la sorte abbia potuto giocare così crudelmente proprio nel giorno a lui dedicato. Più tardi, Pelayo e Catalina fanno visita a Curro. Catalina, preoccupata, gli chiede come si senta. Curro, cercando di sdrammatizzare, le risponde che ha vissuto giorni migliori, con Pelayo che scherza dicendo che almeno il suo senso dell'umorismo è rimasto intatto, il che è un buon segno. Curro, però, confessa che, sebbene le medicine gli diano sollievo, appena smette di prenderle il dolore alla testa, torna con forza, e gli incubi lo tengono sveglio durante la notte. Nota anche che la febbre non accenna a scendere e si chiede se Ana e Abel gli stiano nascondendo qualcosa. Catalina, cercando di rassicurarlo, lo invita a non trarre conclusioni affrettate e gli dice di fidarsi del fatto che tutto andrà per il meglio. Per alleggerire l'atmosfera, Catalina annuncia a Curro che lei e Pelayo si sposeranno, notizia che lo rende molto felice. Curro si congratula con Pelayo, scherzando sul fatto che sta per sposare il gioiello più prezioso della casa. Catalina, con un sorriso, lo rimprovera di non esagerare, ma poi aggiunge che non si sposerà finché lui non starà meglio, incoraggiandolo a guarire presto. Nel cortile, Candela sta cercando di sollevare una cesta pesante quando arriva Vera, che si offre di aiutarla. Approfittando dell'occasione per scambiare 2 parole, Vera chiede a Candela qualche informazione su Lope, curiosa di sapere se abbia mai avuto storie d'amore alla promessa.
Candela racconta a Vera di quando Lope si era innamorato di Maria Fernandez durante il periodo in cui Salvador era in guerra in Africa. Ricorda come la notizia, seppur falsa, della morte di Salvador avesse avvicinato Maria e Lope. I due si legarono molto, pensando che Salvador non sarebbe più tornato. Ma quando quest'ultimo fece ritorno alla promessa, Lope dovette fare un passo indietro. Fu per questo che decise di andare a Madrid per un po', cercando di allontanarsi dalla situazione. Ora, tornato alla promessa, Lope ha ripreso la sua vita, ma quella storia è rimasta nel passato. Vera, con il suo solito atteggiamento enigmatico, ascolta con attenzione, ma Candela non può fare a meno di chiedersi cosa stia cercando di ottenere. Alla fine, Candela la invita a tornare al lavoro, sentendo che forse è meglio non prolungare ulteriormente quella conversazione. Intanto, Alonso e Cruz sono insieme, mentre lui legge il giornale. La guerra in Europa sta lentamente espandendosi e Alonso non nasconde la sua preoccupazione per gli eventi che stanno prendendo forma. La situazione è complessa e la coppia discute di geopolitica, con pareri contrastanti. Alonso è turbato, ammettendo che l'intera faccenda gli dà un brutto presentimento. Tuttavia, la loro conversazione viene interrotta dall'arrivo di Manuel, il quale si presenta con un sorriso luminoso, che non passa inosservato. Cruz, subito, pensa che le buone notizie riguardino Ximena, ma Manuel la corregge, rivelando che le notizie riguardano lui. Con un tono deciso, annuncia che ha intenzione di partecipare alla competizione aeronautica, un evento di grande prestigio a cui aveva già mancato l'edizione precedente. Questa volta, però, non vuole rinunciare. Cruz, prevedibilmente contrariata, cerca di dissuaderlo, ma Manuel insiste. Ricorda alla madre che questa è una delle sue più grandi passioni e che dovrebbe accettarlo. Si rivolge ad Alonso, facendo leva su un consiglio che lo stesso padre gli aveva dato, dicendo che la vita va vissuta appieno. Alonso, tuttavia, gli risponde che ciò non giustifica un comportamento impulsivo e avventato. Manuel, però, non è disposto a cedere. Afferma chiaramente che non è venuto per chiedere il permesso, ma solo per informare i genitori della sua decisione. Parteciperà alla gara, che piaccia o no. Cruz, furiosa, lo interrompe, intimandogli di tacere. Non vuole ascoltare altre sciocchezze, come le definisce, e si alza di scatto, visibilmente irritata, lasciando Manuel e Alonso soli. Nella sala del cucito, intanto, Hannah, Maria e Teresa sono impegnate con i loro lavori, ma l'atmosfera è tesa. A un certo punto, Teresa si punge il dito, distratta dai pensieri che continuamente la riportano a Feliciano. Il dolore per la sua perdita è ancora troppo forte e il minimo gesto la riporta a quella realtà insopportabile. Hannah e Maria si precipitano ad aiutarla, ma Teresa non riesce a trattenere le lacrime. È ancora sotto shock, incapace di accettare che Feliciano non sia più con loro. Con parole affettuose, Hannah e Maria cercano di consolarla, dicendole che ci vorrà del tempo per superare il dolore, ma che loro le staranno sempre accanto, pronte a sostenerla in ogni momento. Petra, rimasta in disparte, assiste alla scena, visibilmente commossa dalle parole di Teresa. Anche per lei, la perdita di Feliciano è stata devastante e le lacrime le scorrono silenziosamente sul viso. Alla fine, Petra decide di intervenire, avvicinandosi a Teresa e dicendole che desidera che lei l'accompagni al funerale. Teresa, preoccupata, teme che la Marchesa non approverà la sua partecipazione, ma Petra la rassicura. Le dice che ha lo stesso diritto di stare vicino a Feliciano durante il suo ultimo viaggio e che è sicura che lui avrebbe voluto averla accanto in quel momento. Cruz, ancora indignata per la conversazione avuta con Manuel, torna nella sua stanza e ordina a Pia di raggiungerla immediatamente. Una volta che Pia arriva, Cruz, visibilmente furiosa, le chiede spiegazioni, accusandola di averle mentito. Pia, confusa, non capisce subito di cosa stia parlando. Cruz chiarisce il suo pensiero. Pretende di sapere perché Pia non le abbia detto la verità su Feliciano, sul fatto che fosse suo figlio. La Marchesa è furente e vuole una spiegazione immediata. Pia resta senza parole, incredula di fronte alla reazione di Cruz, che sembrava aver accettato la situazione quando ne aveva parlato con Petra. Ma ora, l'indignazione della Marchesa è palpabile, lasciando Pia profondamente turbata. Cosa succederà adesso, con Cruz così arrabbiata? Come sempre, dovremo attendere i prossimi episodi per scoprire come si svilupperanno gli eventi.
Siamo come tutti i giorni già a lavoro sul prossimo episodio. Se volete vederlo, scrivete "lo voglio" nei commenti ed esprimete un vostro pensiero riguardo all'episodio. Iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati. Io sono Elisa e vi do un abbraccio e un arrivederci al prossimo video.